stiamo realizzando con una certa difficoltà un paniere dei prodotti di altissima qualità che sono in queste zone da offrire a coloro che naturalmente vengono a visitarci e da mettere in relazione e in rete. Di che prodotti si tratta? Ma i prodotti sono svariati, dalle patate di alta montagna che non hanno bisogno dell'acqua, poi ci sono alcuni presidi slow food come la salsiccia di fegato guilano o come ancora la mortadella di Campotosto, poi ci sono i formaggi al latte crudo, poi ci sono la pastinaca che è un'antica varietà di radice, poi ci sono la solina, grani antiche, insomma, e chi ne va più ne metta. Quindi questi prodotti, per essere valorizzati, di che cosa avreste bisogno? La prima cosa di cui c'è bisogno di un luogo, cioè di un luogo dove essi sono rappresentati, perché il contadino sa fare il contadino, non sa vendere né sa proporsi, c'è bisogno di una struttura capace di proporre e di metterlo dentro un paniere e di fare magari una comunità del cibo.